Questa è la diga dell'impianto idroelettrico di Pozzolago, in copertina sul numero speciale di Vita Trentina di Ferragosto, che quest'anno abbiamo dedicato appunto alle dighe. Pensate che questa diga, che separa il lago delle Piazze da quello della Serrai, è stata costruita in 4 anni, attorno al 1925, ed ha utilizzato le pietre che venivano portate a valle da quella cava lassù in località Ceramonte. Un lavoro titanico che ha impegnato migliaia di operai, ingegneri e architetti. A queste cattedrali sull'acqua noi le raccontiamo in questo numero valle per valle, sono circa una quindicina. È un tema di carattere ambientale ma soprattutto sociale, perché queste dighe hanno avuto una grande ricaduta nel bene e nel male. Ci ricordano i temi dell'enciclica Laudato Si e ci propongono l'importanza dell'elemento della risorsa umana. Per questo in copertina abbiamo i guardiani della diga, le sentinelle attenti e vigili di queste opere che potrete scoprire in questo numero di Vita Trentina.